per la Stella Azzurra, che ha a disposizione 13 secondi per chiudere l'azione. Abbiamo visto come basta a Maglietti accelerare un minimo per andare dalla parte opposta. Innocenti si prende il tiro, non lo realizza, realizza invece il rimbalzo Banach, che fa partire Di Bello ancora contro il numero 3 Enzie, che deve fare ovviamente cambio difensivo. Ancora Di Bello cerca di attaccarlo proprio per questo mismatch. Arresto, tiro di Ciccio, Di Bello. Sì, primo vantaggio di 4 punti per la formazione di coach Noli. Attenzione sotto Innocenti, apre nell'angolo per il tiro da 3 punti che non va di Salvioni. Rimbalzo ancora di Lucarelli, dall'altra parte transizione guidata da Cianaro. Che vada Di Bello proprio contro Visintin, tanto campo per lui, sfrutta il blocco di Banach che arriva in questo momento. Ancora cambio difensivo con Enzie, si va da Zoffoli che vuole Lucarelli dalla parte opposta. Resto, tiro di Edoardo Lucarelli per Innocenti. Ancora il consegnato proprio per Visintin, ancora per Fresno, si va da Innocenti, Fresno dalla parte opposta ancora per Visintin. Salvioni uno contro uno contro Banach, gli lasciano tutto il campo disponibile, poi Innocenti cerca un tap-in improbabile, alla fine mette d'accordo tutti proprio Cianaro. Lo scarico per Lucarelli da casa sua, Edoardo Lucarelli, non si concretizza. Innocenti si mette in proprio e mettono a terra nulla. Benvenuti ai playoff, come dicevi tu Alessio. Due belle randellate tra mano e palla, gli arbitri non hanno fischiato nulla, tutto sommato secondo me non hanno sbagliato. Attenzione a De Robertis, che ribaltamento per Cianaro, bisogna cercare di fare qualche canestro, ci prova Lucarelli da tre, meno male che c'è Edoardo, che veramente ha lasciato solamente la polvere dietro di sé, non lo può marcare nessuno, qui non è soltanto un problema di chi ha commesso fallo, intanto canestro che non arriva di Pugliati, che però va a prendersi il rimbalzo, padrone del campo la Stella in questo momento, non c'è reazione della Virtus Roma, 160, mamma mia. Tre errori consecutivi della Stella, poi il passaggio per Bobone, touchdown, vuole lo schiacciato a terra per Banach, poi non so come abbia fatto a non perdere palla la Stella. Fatto sta che c'è Rapini in punta per gli uomini di Bifarella, ancora Rapini, ancora per Innocenti, consegnato per Maglietti contro Lucarelli, un po' ferme le entrambe le squadre, poi Maglietti deve mettersi in proprio, il tiro viene sputato dal ferro. 5 minuti e 52, Bana, il giocatore con maglia numero 14 e il secondo fallo commesso nel quarto per la formazione della Virtus Roma 1960. Intanto attenzione ancora a Rapini che va dentro con la mancina, c'è un caos lì sotto, un vespaio, palla recuperata, Lucarelli non spara da tre punti, vuole far ragionare la sua squadra, Di Bello intanto sotto Banach che viene trattenuto evidentemente da un avversario, non fischia niente, si va sotto per Cianaro che con la mancina mette dentro il canestro del nuovo sorpasso. Taglio dalla cercato e voluto, cercato e trovato da Di Bello che non ne poteva più di difendere questa circostanza. Certo che quando partono i giocatori della Stella Azzurra sono davvero dei demoni, poi la fisicità clamorosa sotto canestro, tre rimbalzi offensivi, intanto penetrazione, il floater che non va di Fresno, palla recuperata per la Virtus Roma, poi va sotto con Zoffoli che non guarda il ferro, Cianaro importante da tre, a bersaglio Cianaro, triplora di Gabriele Cianaro. Questi momenti li abbiamo vissuti sia in regular season sia in gara 1 contro la Stella, non mai abbassare la guardia. E tenderei a ricordare che mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto, quindi 13 minuti salvo overtime da giocare. Zoffoli ancora per Cianaro, poco fa a bersaglio con una tripla importantissima, Cianaro sotto perché non ha guardato il ferro, importante da te Edoardo, e il tuo tiro, Edoardo, e il tuo tiro! Gol sotto al 7 di Edoardo Lucarelli, ancora Pugliatti, va dalla parte opposta per Maglietti, ancora il playmaker col 14 che fa un magia letterale, ancora Di Bello schiacciato a terra per Cianaro proprio contro Pugliatti, ancora Gabriele Cianaro, la virata di Cianaro, arriva Di Bello a rimorchio adesso, eh sì, servirebbe un bel gol dalla Virtus, zona anche per la Stella. Banach sale in posta alto
lo scarico per Di Bello importante, la tripla che si stampa sul secondo ferro e la palla rimane lì senza entrare. Ancora Maglietti, lo scarico per Visintin, ancora Visintin contro tutte maglie bianche. Maglietti deve attaccare l'area, lo scarico per Innocenti, tripla fronte per Di Bello, poi Di Bello sta andando fuori il pallone, spara come può una palla, stremato Ciccio Di Bello, torna sul suo fortino. 2 minuti e 49, incredibile quarto periodo. Siamo tutti stremati, due punti segnati in 7 minuti e 10 della Virtus Roma, meno 160. Miracolo stare ancora avanti di 4, intanto ribaltamento verso Innocenti, su da sotto. Bello, dai e vai, arriva il canestro. Noli di Banach in apertura, ci avevano ridato il più 9 su 45 a 36, 4 secondi, 3, 2, Zoffoli importante da 3 sul ferro, rimbalzo e blu, 1 e 30 da giocare Manu. Innocenti per Maglietti, per Pugliatti, per Maglietti ancora. Si alzano i decibel del palacentro, Salvioni spalla a canestro, ancora Innocenti, va in angolo da Pugliatti, arresto, tiro di Pugliatti, se non sbaglio, anzi no, è una tripla, quindi più uno stella. Ancora Banach per Lucarelli, tripla di Edoardo Lucarelli, tripla di tabella senza senso. Animi che non sono caldi di più, attenzione a questo attacco stella, arresto, tiro, si va sotto, canestro. Rimangono 4, adesso Roma però non ha più falli da spendere, quindi la stella ha l'ultimo tiro a disposizione. Maglietti, ancora Maglietti, attacco fino in fondo, il tiro di Maglietti che segna il canestro della vittoria